Sigillo sicuro. Cos'è sta roba? Lo scopriremo in questo video. Oggi ti racconto la storia di Sigillo sicuro, che è un metodo per chiudere il contatore del gas con un sistema semplice, professionale e collaudato. All'interno di Sigillo sicuro ci sono installatori e professionisti che adottano un protocollo particolare per togliere il contatore del gas e mandare la disdetta al fornitore, togliendo quindi le caldaie e installando le pompe di calore anche su impianti a radiatori. Attenzione però, non è un sistema di vendita, perché gli altri pensano solo a farti un preventivo. Invece il Sigillo sicuro no. Prima valuta se ne vale la pena per te. Infatti, Sigillo sicuro ha come primo passaggio l'analisi di fattibilità della tua abitazione. Se non hai già visto altri miei video, ti riassumo brevemente com'è composto il protocollo. Il protocollo naturalmente parte dall'educazione del cliente. È importante che tu sia formato, è importante che tu sappia quelle cose basilari per poter fare la tua scelta consapevole verso una pompa di calore piuttosto che un'altra, oppure decidere di non fare alcun intervento, perché magari a casa tua non ne vale la pena. Si parte poi con la preanalisi di fattibilità, cioè individuare quei numeri che ti dicono se ne vale la pena a colpo d'occhio un intervento a casa tua. Allora, se consumi troppo poco, non ne vale la pena, perché se consumi 600-700 euro all'anno di gas, figurati ammortizzare un impianto in pompa di calore. Oppure la casa è troppo dispersiva, i radiatori sono troppo piccoli. Ecco, l'analisi di prefattibilità ci dà subito uno screening dello stato della tua abitazione. Si fa poi un sopralluogo tecnico, dove si entra più in profondità del tema, per poi fare un'analisi dell'abitazione e dell'impianto, valutare se le tubazioni sono idonee, se il numero di radiatori è adeguato, capire le tue abitudini in casa, se riscaldi casa a 19, 20, 21, 23 gradi. Si calcola poi il fabbisogno termico dell'abitazione e si fa una simulazione dei consumi, grazie a un simulatore professionale specifico per le pompe di calore. Si passa poi alla migliore soluzione, quindi si va a individuare quale soluzione è più idonea al caso tuo, per poi andare alla proposta economica, la progettazione meccanica ed elettrica. Alla fine seguirà l'installazione alla regola del latte, quindi l'installazione seguendo tutti i criteri professionali per eseguire un impianto veramente funzionante, che consumi poco e che ti dia soddisfazione, per poi fare un collaudo, verificarne la taratura e monitorare per tutto il resto della sua vita il funzionamento, per vedere se la pompa di calore sta funzionando in maniera corretta e per intervenire in maniera molto veloce in caso di anomalie. Tutto questo è il protocollo che abbiamo definito con tecnici in modo che tu possa essere sicuro che togliere la caldaia e mettere una pompa di calore sia un investimento che ne vale la pena. È un protocollo indispensabile per evitarti di buttare via dei soldi e per realizzare cose che non funzionano o che peggiorano la tua attuale situazione. E quindi se sei una persona che ha un impianto fotovoltaico e lo vuole sfruttare per riscaldamento di casa, oppure se hai intenzione nel breve o in futuro di staccarti dal contatore del gas e dare la disdetta al tuo fornitore, vai sul sito Sigillo Sicuro e iscriviti al canale Sigillo Sicuro, in modo da conoscere i partner più vicini a te e intraprendere la strada verso l'indipendenza dal gas.